L'onorevole Laura Castelli, presidente di Sud Chiama Nord, una unione con varie realtà civiche, locali, regionali che si aggregano in una grande coalizione nazionale al grido libertà. Ecco, cosa significa essere liberi dalle schiavitù delle coalizioni e dei partiti tradizionali? Beh, questo è uno strumento che consente al civismo di esistere anche a livello nazionale e noi ci auguriamo che prosegua e sia proficuo per tutta l'Italia che vorrà nel suo civismo unirsi anche dopo, ovviamente, l'8 giugno, dopo le europee. Perché? Perché la verità è che chi è civico e chi rappresenta il civismo spesso poi scontra con un elettorato che quando si trova a votare elezioni più grandi non trova nessuno che gli piace, per cui il civismo è sostenuto spesso a livello locale ma poi perdi i voti e la gente non va più a votare. La nostra coerenza, il nostro orgoglio di essere stati e di restare antisistema, questo è il messaggio che vogliamo lanciare a quel popolo magari che è scoraggiato, che non crede più in nessuno. Vogliamo far innamorare il cittadino della propria condizione di civis, di cittadino proprio. Ecco il senso del civismo. Eh sì, ma soprattutto, vedi, antisistema non è una brutta parola. Antisistema significa io non mi conformo a un modo di fare... Non mi piego. Che non capisco che cosa vuol dire. Antisistema significa io penso con la mia testa, faccio le cose giuste se sono giuste e non le faccio se sono sbagliate. E se le ritengo sbagliate, non è perché qualcuno mi dice di farle, io le faccio lo stesso. Ecco. Io credo che sia un modo di vivere in generale, ma quando lo fai nella politica perché rappresenti gli altri, ti devi mettere un simbolo, perché io devo capire se tu sei un antisistema o sei uno che si conforma al sistema anche quando la pensi diversamente. È una filosofia di vita, è in questo... Una scelta di vita. Esatto.